Al Tullio Saleri si affrontano Lumezzane e Triestina, rossoblù che vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta del turno infrasettimanale contro il Trento. Triestina invece che viene da 3 sconfitte di fila, le ultime 2 con il nuovo allenatore Bordin, vuole cercare di scacciare la crisi ed allontanare il Vicenza. La prima occasione è proprio per la squadra ospite con il cross dalla sinistra di Anzolin, il colpo di testa di Celeghin che sale in alto ma non inquadra lo specchio della porta. Lui che di testa è uno specialista, aveva segnato già 2 gol contro l'Albino Leffe. Poi al 13° minuto fa girare il sinistro Spini e in corna di testa Andrea Capelli, il terzo gol della sua stagione, quello dell'1-0 per il Lumezzane che aveva segnato solo 2 gol nei primi quarti d'ora dei primi tempi. Segna il terzo, si porta in vantaggio. Bellissima la pennellata di Cristian Spini che arriva a quota 5 assist in campionato. E l'incornata vincente di Capelli, la reazione della Triestina con questo sinistro sbilenco è troppo alto da parte di Anzolin che non può impensierire Filigheddu. Ci prova poi anche Lescano dopo il cross di Elazrak dopo una serie di finte, anche il suo colpo di testa però finisce sopra la traversa in una parabola che anche in questo caso Filigheddu guarda uscire. Poi sul rinvio un po' sbilenco di Matosevic si avventa Iori che dopo qualche finta per liberarsi di Paroli va a scaricare il destro troppo alto e nulla di fatto per il Lumezzane che però apre benissimo la ripresa. La punizione di Togordò, non benissimo Matosevic, allora Dalmazzi anche con l'aiuto della traversa va a segnare il suo primo gol in maglia Lumezzane a fare il 2-0 per la squadra di Franzini. Eccola qui la punizione del Cigno di Marsiglia e il colpo di testa di Dalmazzi. 3 minuti dopo, stessa situazione, calcio di punizione sul pallone Togordò che questa volta non va in porta ma va al cross per Pisano che sul secondo palo sale in cielo, sale anche lui a quota 3 come Capelli dall'altro lato. 3 gol di testa per il Lumezzane che nel giro di 3 minuti ammazza sportivamente la Triestina che nonostante i 5 cambi non riesce a reagire. L'unico più propositivo sarà Vallocchia con il numero 3 che va vicinissimo al gol ma dopo 30 secondi dal gol di Pisano. Un'altra occasione con Spini di nuovo per Capelli, questa volta Matosevic in qualche modo con i piedi riesce ad evitare il 4-0 ed un parziale ancora più pesante. Ancora il Lumezzane con la Triestina che non riesce a farsi vedere davanti, questa volta con Iori e poi con Moscati che trova la deviazione di Rizzo in calcio d'angolo. Dopo questo calcio d'angolo prova a ripartire la Triestina, controlla Vallocchia che poi vede Filigheddu fuori dai pali, prova a calciare e va di pochissimo alto il suo sinistro. Poi all'ultimo minuto su un errore in disimpegno da parte di Tortelli che colpisce di fatto D'Urso, il pallone arriva a Lescano che però non riesce a battere Filigheddu, non riesce a segnare la Triestina. È la prima volta nel 2024 a reti bianche per la squadra giuliana che perde 3-0 contro il Lumezzane.